Sindaco Lucio Pizzi, oggi è stato aggiunto un tassello importante per la cultura a Domodossola che rilancia la città con questa mostra a livello europeo, così lei ha detto nella presentazione. Sicuramente oggi abbiamo posato un tassello fondamentale nel rilancio dell'identità culturale della nostra città. Dopo purtroppo una battuta di arresto, come sapete, dovuta alla pandemia, abbiamo ripreso con un grande sforzo, sia di risorse umane che di risorse economiche, ma con grande passione e grande determinazione. Una grande mostra qui a Palazzo San Francesco che si protrarrà fino a dicembre con una serie di opere che siamo abituati a vedere nelle grandi città europee, che invece noi abbiamo portato qui nella nostra città, aprendo il nostro territorio a confini nazionali e internazionali. Ecco, in più ha sottolineato anche l'importanza della collaborazione con il Museo Valsecchi di Milano. Certo, certi risultati si raggiungono grazie a sinergie importanti. Noi abbiamo una sinergia importante che non si può dimenticare con la Fondazione Ruminelli, ormai consolidata, ma quest'anno abbiamo un altro tassello veramente fondamentale che è questo rapporto di collaborazione con il Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Abbiamo portato un po' di Domodossola e di Ossola nel milanese e abbiamo portato qui un po' di cultura di Milano nella nostra città con un rapporto che veramente apre i confini a livelli che non potevamo immaginare fino a un po' di tempo fa. Ecco, sentendo questa mattina uno dei curatori d'Amico che ha raccontato un po' in retroscena, questa mostra sembra quasi un miracolo perché all'inizio mancavano i fondi, insomma. Sembrava un miracolo, è un miracolo, è stata una nuova grande sfida, anche perché cerchiamo ogni volta di alzare un pochino il nostro livello. E certo non è facile perché, come dicevo, l'impegno non solo di risorse umane ma economiche è molto importante e dobbiamo confrontarci chiaramente anche con le difficoltà del momento. Quindi è stato davvero un percorso impegnativo, ma devo dire molto entusiasmante, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Oltre a grandi partner siete riusciti a trovare anche collaborazioni qui sul territorio, vero? Assolutamente sì, perché come ripetevo poi solo una grande squadra porta a grandi risultati. E il percorso che abbiamo instaurato è un percorso di squadra e questo si vede non solo per la mostra, ma si vede anche in altre attività. A settembre avremo per esempio Domo Sofia, il Festival delle Idee e Saperi, e anche lì è stato fatto un grande lavoro di squadra. Credo che i risultati con più di 55 ospiti si vedranno.